tante lodevoli opere fece che fu un miracolo. Basterebbe questa entusiastica affermazione del Vasari per comprendere forse la statura artistica di Filippo Lippi, frate fiorentino dalla vita a dir poco avventurosa, pittore eccellente nella Toscana rinascimentale del Quattrocento. Chi tuttavia e giustamente volesse verificare con i propri occhi della bontà di questo giudizio non deve far altro che venire qui al Museo Diocesano di Milano, dove fino al prossimo 30 gennaio è esposto uno dei più bei capolavori di frate Filippo, una Natività che è un vero gioiello. Questo dipinto, scelto per l'ottava edizione della fortunata manifestazione Un capolavoro per Milano, proviene da Prato, città in cui fra Filippo soggiornò a lungo, realizzando una serie di lavori che gli storici dell'arte oggi valutano come l'impresa più importante e più ricca di futuro del Quattrocento artistico italiano. Si tratta di una tavola di circa 1,5 metri di lato, conservata originariamente nel convento dei Domenicani a Prato, appunto, che raffigura Maria e Giuseppe in adorazione del Bambin Gesù nel contesto della Notte Santa, dove tutto è preghiera e silenzio, contemplazione e verità. Il bambinello alza le paffute manine verso la madre, in un gesto che è allo stesso tempo di benedizione, ma anche di commovente, filiale tenerezza. Il piccolo Gesù giace per terra, senza neppure il conforto della paglia e di una mangiatoia, a ricordare l'umiltà, l'humus, appunto, del re dei re, di un Dio che si è fatto uomo per amore. Maria e Giuseppe sono ritratti come assorti, concentrati in preghiera, secondo il racconto della visione di Santa Brigida di Svezia. Sullo sfondo la capanna con il bue e l'asino, e poi dei giovani pastori, due dei quali suonano un corno e una zampogna. In alto un coro di angeliche voci. Ai lati due santi. A sinistra il martire Giorgio, le mani giunte come la Vergine, il volto pallido e delicato, quasi femmineo, che contrasta con la brunita armatura da soldato antico. A destra invece è raffigurato Vincenzo Ferrer, nell'abito dell'ordine domenicano a cui apparteneva, anch'egli in contemplazione di Gesù, ma sorprendentemente non del divino infante adagiato davanti a lui, quanto del Cristo giudice che appare minuscolo sopra la sua testa, protagonista primo delle sue prediche appassionate. Fra le mani, infatti, il santo regge un libro sul versetto dell'Apocalisse: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio». E proprio la presenza del Ferrer può aiutarci nella datazione di questa opera. Poiché infatti il santo di Valencia, fautore della riunificazione della Chiesa durante lo scisma avignonese, venne canonizzato nel 1455, è plausibile pensare che la tavola sia stata commissionata dai Domenicani a Filippo Lippi nei mesi immediatamente successivi a quell'evento. Un'ipotesi confermata anche dal fatto che quest'opera sembra essere stata realizzata in due momenti diversi, con l'aggiunta appunto dei due santi laterali in tempi successivi. Orfano di madre fin dalla nascita, perduto il padre che non aveva che pochi anni, Filippo fu allevato da una zia finché ne ebbe la possibilità e quindi affidato ancora ragazzo alle cure dei Carmelitani di Firenze. Non fu certo un allievo esemplare, ma i frati, i suoi maestri, s'accorsero ben presto della sua straordinaria predisposizione per il disegno e lo favorirono su questa strada. Un talento che, secondo quanto riportato dallo stesso Vasari, gli salvò perfino la vita. Lasciato il convento, infatti, mentre si trovava nella Marca d'Ancona, fu rapito e reso schiavo da pirati saraceni, ma ottenne la libertà in cambio di un magnifico ritratto che fece del suo padrone.
Anche Filippo Lippi, del resto, ha voluto dare il suo contributo al connubio fra genio e sregolatezza. Implicato in vari processi, proprio mentre si trovava a Prato, il frate si invaghì di una ragazza destinata alla clausura, di nome Lucrezia, la quale aveva bellissima aria et grazia, per dirla ancora con il Vasari. Da quella relazione nacque Filippino, destinato anch'egli a seguire l'eccellenza del padre in campo artistico. E tradizione vuole che nel viso del bambinello il pittore abbia ritratto proprio suo figlio appena nato, mentre quello di Maria richiamerebbe le dolci fattezze della giovane madre. Ma ci sono anche altri piccoli dettagli in quest'opera, davvero deliziosi, come ad esempio questo cagnolino qua, vicino al volto di Maria. Ma interessante è anche questa vegetazione che fiorisce attorno al bambino Gesù. Un miracolo, per riprendere le parole stesse del Vasari, di grazia e leggiadria, come prima non si era mai visto e come poi saprà fare solo il figlio, Filippino Lippi, e anche Botticelli, che non a caso era un allievo proprio del nostro Filippo.